Tutti questi nomi qua sono tutti personaggi che hanno fatto questo giochino. Comincio da questo, vediamo un po' cosa c'è dentro. E qua ci sono un paio di occhiali. E, e beh, gli occhiali mi ricordano. Innanzitutto vi dico dove sono adesso i miei occhiali, quelli che io avevo la sera del, del 9 luglio del 2006. Sono al museo della FIFA. A Zurigo. Nel 96, nella finale a Roma, eh, Juventus-Ajax, quando noi vincemmo al quarto rigore di Jugovic, io mi, mi presi gli occhiali, li misi nel taschino della giacca e corsi verso i giocatori. No? Correndo, gli occhiali mi saltarono per terra, perciò li pestai, li ruppi. Dal 96 al 2006 sono passati dieci anni e la mia vista non è certo migliorata. E allora, che cosa ho pensato di fare io? All'ultimo rigore di Berlino. Ho preso gli occhiali, mi sono girato, ho preso la tuta, ho aperto la zip della tuta, li ho messi dentro, ho chiuso la zip, mi sono girato e ho festeggiato. E a, tante, a tutti questo gesto qua è sembrato assurdo, no? Dice uno che diventa campione del mondo non può girarsi, mettere gli occhiali nella, nella zip, chiudere e poi festeggiare. E io gli ho detto, lo so, però a uno che dieci anni fa aveva perso gli occhiali, ha pensato che dieci anni dopo che la vista è sicuramente peggiorata non poteva rischiare. E perciò questa cosa ha incuriosito tutti e, e questi occhiali sono finiti nel museo della FIFA. Vediamo qua, qua sono, immagino, delle foto. Matrix, Matrix eh, non gli somiglia molto, però Matrix è stato una persona importante nella mia carriera, un uomo un uomo con la U maiuscola, non è mai stato un mio giocatore nelle squadre di Club, era nell'Inter, anzi era un avversario in quel periodo lì, però ho, ho imparato ad apprezzarlo e anche quando era nell'Inter che cominciava a venire con la nazionale ho sempre cercato di dargli dei consigli giusti che lui ho visto che seguiva ad apprezz e apprezzava molto. È così che si diventa una grande squadra e noi siamo diventati una grande squadra proprio perché c'erano dei grandi uomini e Max, Matrix era uno di questi. Qua andiamo sul pesante, qua ci sono delle palline da biliardo... E... Ah beh. Polnuma è il soprannome che mi hanno messo quando ero in, in Romagna. Infatti andai a allenare il Cesena e dopo qualche settimana perdemmo una partita 3-0, mi ricordo, col Milan, e, e scrisse un giornale locale, scrisse il polnuma della Romagna comincia male. E, e io vabbè, cioè, L'accostamento certamente era gratificante, no? anche se io scherzando dicevo. Ma lui ha 85 anni, io ce c'ero la metà, no? però insomma c'è sempre stata una certa somiglianza, e certamente ogni volta che mi hanno detto non è che mi sia dispiaciuto. L'ultimo accostamento a Poligno è venuto da, da, dopo quella grande soddisfazione che è stata la vittoria del campionato del mondo l'anno dopo eh, e il promotore di questo è stato proprio Matrix, ma, eh, Marco Materazzi. E, quando io compì 60 anni feci, feci una festa a Roma e invitai tutti i giocatori della nazionale e loro mi regalarono il, Dai il Rolex Daytona, quello di Poldiuma. E sotto c'era scritto Grazie i tuoi ragazzi. Bello, molto bello. Vediamo cos'altro c'è qua. Qua ci sono delle conchiglie. Io amo il mare in una maniera proprio smisurata. Lo amo in tutte le sue manifestazioni, lo amo una semplice passeggiata sul mare, una mareggiata, mi piace vedere il mare quando è mosso, mi piace vedere il mare quando è calmo, quando c'è una regata, i colori del mare che cambiano continuamente, una barca che passa, una mangiata sulla spiaggia, mi piace tutto del mare a me, ci viverei nel mare, non cambierei una settimana di mare con due mesi di vacanza in qualsiasi altro posto. Qui c'è un, un CD, vediamo qua. Ah quella po 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 quella lì, eh. ogni volta che la sente va, va dritta al cuore perché evoca proprio il momento della vittoria, della gioia, della conquista di qualcosa di importante e perciò questo po 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 poi subito dopo il mondiale che andava con la barca in giro eh, quando erano nelle cale con 20, 30, 40 barche dopo un po' che si spargeva la notizia che ero lì tutta la gente si metteva sui ponti a ballare po po po, po. poi si tuffava, era molto bello, molto bello. Vediamo un po', qua c'è un metro. La mia carriera è legata agli 11 metri, sì. ci sono tre, tre episodi che hanno legato la mia carriera a grandi, a grandi manifestazioni. Il, quello del 96 di, di Roma, a Roma dopo la Ajax e tutta la squadra che aveva fatto un'ottima partita e avremmo meritato ampiamente di vincere nei 120 minuti. Tutti mi guardavano negli occhi, fisso, e volevano partecipare alla vittoria, volevano battere il rigore. E infatti vincevo. Nella seconda volta a Manchester Col Milan, brutta partita, bulica, non, non bella, a fine partita nessuno, nessuno mi guardava. Tutti si legavano le scarpe, guardavano in tribuna, la moglie, e io gli dissi, oh, ragazzi guardate che a me non mi fanno battere il rigore, dovete battervi voi. eh? E, um, a un certo momento Treseché mi disse, ok ma va bene, lo, uno lo batto io. Oh, gli dissi grazie, che, fa, che cortesia che mi fai, no? cioè questo era il clima, infatti perdemmo. A Berlino di nuovo, di nuovo dopo la bella partita che avevamo fatto, tutti partecipi a guardarmi volevano partecipare a battere il rigore. Treseghe, quando andavo a battere il rigore... Guardai, e disse: te mi devi qualcosa, e infatti poi è sbagliato. È stato l'unico giocatore che ha sbagliato, che ha determinato la, la sconfitta. Qua ci sono dei sassi, delle pietre, no. Dei Kiwi, dei, dei kiwi, dei Kiwi hanno a che vedere con eh, Nuova Zelanda. Ah, sì, sì, sì. È proprio da, da momenti negativi che l'essere umano, quello intelligente, quello giusto, riesce a a trasformare le cose per raggiungere dei grandi risultati e dai momenti negativi che si fa. E perciò non è bello se uno vince sempre, è bello ogni tanto perdere. E in Africa è stato uno dei momenti pochi fortunatamente non felici, ma anche lì c'era stata una logica, e cioè ero tornato alla nazionale perché era un ambiente che io avevo lasciato forzatamente e, e, e perciò volevo rimediare a questo sbaglio che avevo fatto. Qui c'è il sigaro, e questo è questo il sigaro che sono 30 anni che lo fumo, contrariamente a quello che tutti pensano, io fumo i sigari toscani che sono fra i più famosi del mondo, i più conosciuti, ho anche visitato la manufattura dei sigari toscani, però siccome ho il vizio di, 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 di traspirarli e se dovessi traspirare i sigari toscani... Eh, questo, non sarei già più al mondo probabilmente dopo tanti anni che li fumo. Mm. Queste sono le bacchette, questi sono di legno. Fortunatamente in Cina sono stati intelligenti: hanno smesso di fare le bacchette di legno, perché altrimenti, con, i, con il consumo che c'è, un miliardo e 500 milioni di persone in Cina e le fanno di un altro materiale, di, di plastico. Che l Esperienza fantastica in Cina, eh, un, un solo neo, la lontananza, la grande lontananza. troppo. E sono stato tre anni, mi avevano proposto di stare altri tre anni, grandi, grandi risultati: tre, tre scudetti, una Champions League, una Coppa di Cina, la Coppa del Mondo a giocare contro il Bayern di Monaco in semifinale. Cioè, cose che eh, con chi gioca il Bayern di Monaco dice: il Guangzhou e chi è? E che cos'è il Guangzhou? Dicevano. Loro sono abituati a, a un certo tipo di comando no? da tanti anni. No? Loro gli devi dire una cosa e, e fai quella. E ci siamo resi conto, lavorando, che quando noi proponevamo, per esempio, in un allenamento due o tre cose, gli creavamo dei grandi problemi. Se ci, avessero dovuto scegliere, pensare fra due o tre situazioni, che da noi è semplice, per loro era un problema. Allora siamo andati avanti. Perché, perché gli insegnamenti diventassero poi automatismi, Mi siamo andati avanti con un concetto da, 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 sul quale lavorarci per 10-15 giorni, uno alla volta. Se gli davi due o tre possibilità li creavi dei problemi, perché loro sono abitati da sempre a eseguire un comando. Qua c'è l'ultimo sacchetto. C'è stato un momento che dicevano, ah, vado a casa con il nipotino, adesso mio nipote ha 15 anni, No, vabbè, io ho detto tante cose nella mia vita, poi dopo, ma quando le ho dette le ho sempre dette con grande sincerità, perché le pensavo veramente. Poi dopo mi sono trovato a, a pensare che non era come pensavo cinque anni fa. E faccio un esempio, quando io ero in Cina recentemente, dopo tre anni, non avevo più voglia di stare là. E dicevo ai miei collaboratori, ragazzi non ho più voglia, non ho più voglia, non ho più voglia, basta, basta, voglio tornare a casa, basta, basta, basta. Poi sono tornato a casa, ho fatto due mesi di mare e, ed era quello che mi mancava di più. E dopo due mesi ho detto adesso cosa faccio tutto l'inverno a far niente a casa? E mi sono reso conto che non è che io non avevo più voglia di calcio, non avevo più voglia di stare lontano da casa, perché io mi sono messo a rivedere calcio a studiare calcio, a guardare le partite, a dire io farei quello, io farei quell'altro. E, e perciò mi sono reso conto che ho ancora voglia di calcio. Abbiamo finito. C'è un pennarello.